la mia famiglia è dal 1956 che è in questa azienda. Quando mio padre è arrivato da Brescia, questa azienda non era così come è stata trasformata da mio padre e da mio nonno, ma era un piccolo rudere, perché era stata bombardata, c'erano i tetti con su la paglia di riso e piano piano con tanta fatica mio padre l'ha portata a ciò che è. Quanti anni lei è qui? 60. 60 anni? Un'autopaia. Ma cosa ha trovato quando è venuto qui? Qui c'era un'autopaia, tutto distrutto. Abbiamo fatto un lavoro di 20 milioni qui. Messo a posto la stalla, fatto i portici, le case degli operai, che non c'era neanche il gabinetto. Un'ingiunzione del mestro comunale che dice che bisognava mettere a posto i terreni, il fondo della casina, fare i marciapiedi, fare le latrine, tutto noi, la nostra. In più abbiamo fatto il prestito agrario per ricostituire la Basilica di Sant'Ambrogio. Adesso mi dicono grazie, capisce? Sta succedendo che nel 2011 ci è scaduto il contratto e con i signori di consulta, l'istituto del clero, abbiamo problemi per fare un rinnovo. Ci sono stati proposti dei contratti un po' assurdi e con tempistiche molto ristrette per il bisogno di ciò che c'è da fare in azienda. Chi va anche tramite banca, la banca vuole i tempi più lunghi, perché almeno così se uno fa un finanziamento non fa dello strozzinaggio la banca, se no uno si impicca, come è già successo. Non vediamo gli agricoltori, ma anche degli artigiani e via. Allora, a parte richiedere troppo, ma anche i tempi, cioè 10 anni per fare dei lavori, per fare degli investimenti in azienda, sono troppo pochi, perché l'agricoltura non è più fruttifera come una volta, è diventata molto, molto poco redditizia. E quindi si fa fatica. Però ciò che ci chiedevano di prendere noi sotto mano una parte della ristrutturazione dell'azienda, cioè lo smaltimento degli eternit, delle ricoperture, avevano un preventivo molto molto sostanzioso e per 10 anni non riuscivamo a starci dentro. Abbiamo chiesto più anni, ma loro non hanno accettato. Non sappiamo se vogliono venderla, non sappiamo se hanno altri agricoltori da mettere, non si sa. Non so cosa c'è, fatto sta che di male non ne ho fatto. 60 anni l'affitto l'ho sempre pagato, sempre, io e mio figlio. Non so cosa mi ho fatto di male, non lo Questo è il nostro so, problema. non lo so. Ho fatto sempre di bene. L'ufficiale giudiziario, la prima roba che mi ha chiesto se ero moroso. Moroso di chi? Ho sempre pagato l'affitto. E allora? Vorrei sapere che male ho fatto. L'azienda andava bene. Va bene con i prezzi che abbiamo adesso. L'agricoltura non è che va bene, L'agricoltura eh? Che non è noi che va vendiamo il bene. frumento a 14-15 euro quintale e ci stiamo ancora i tempi che ha creato Cristo. Cioè non c'è computer e robot che cambia quei tempi lì. Seminiamo a ottobre e raccogliamo a luglio. E piano piano stiamo cercando di portare avanti il nostro lavoro con molte fatiche, perché i prezzi si sono abbassati, perché di vendita e i prezzi di compra si sono molto alzati, quindi abbiamo anche un reddito molto basso. Si fa fatica, abbiamo aperto anche uno spaccio aziendale per cercare di riuscire a sostenere tutti i bisogni che ci sono, sia burocratici, che negli ultimi anni stanno sempre più aumentando per l'agricoltura. Cioè la proprietà, sì, la proprietà ha scoperto e poi non l'ha più ricoperto. Ha tolto Gli Eternit. gli Eternit e non l'ha più ricoperto. Sì. Noi avevamo fatto un progetto di smaltimento Eternit e ricopertura, non è stato accettato, con l'impianto fotovoltaico non ce l'hanno accettato per domandarci almeno 25 anni di contratto.